Ci servirà un foglio di carta, un righello, le forbici, una graffetta e una matita. Prendiamo il righello, il foglio e la matita. Il mio righello è di 30 centimetri. A noi serve un lato di 21 centimetri e so che voi avete dei righelli di 15 centimetri. Quindi la maestra userà il lato del righello 0,15. Puntiamo lo 0 sul margine del foglio e segniamo un puntino piccolo con la matita a 15. Ora da 15 dobbiamo arrivare a 21. Ieri abbiamo visto insieme che mancano 6 centimetri. Aggiungiamo i 6 centimetri. Facciamo un bel puntino. E quindi abbiamo ottenuto i nostri 21 centimetri. Spostiamoci a metà del foglio e facciamo la stessa cosa. Da 0 a 15 spostiamo di nuovo lo 0 e 0,6. Andiamo a controllare, vediamo se veramente questo lato è 21 centimetri. Ecco, dal righello della maestra si può vedere che arriva fino a 21. Abbiamo così ottenuto due puntini importanti. Unendoli riusciamo ad avere una linea che poi possiamo ritagliare. Come sempre, arriviamo fino a 15 perché abbiamo detto che usiamo un righello di 15 centimetri e poi quando siamo arrivati a 15 spostiamoci dritti dritti lungo la linea e tracciamo l'altra parte. Abbiamo così ottenuto la linea che dobbiamo tagliare e il nostro lato di 21 centimetri. A questo punto prendiamo le forbici e tagliamo. Prendiamo il pezzettino di carta che ha il lato lungo 21 centimetri. Giriamolo e andiamo a fare l'altro lato che dovrà essere di 3 centimetri. Ora è indifferente quanto sia lungo il righello, perché 3 è sicuramente minore sia di 15 che di 30. Tracciamo il primo puntino a 3 centimetri, spostiamoci verso il centro del foglio e facciamo la stessa cosa a 3 centimetri e poi piano piano con un po' di pazienza tracciamo la linea che unisce i due puntini, ricordandoci che in matematica, attraverso due punti passa soltanto una retta. Ora continuiamo ad allungare la nostra linea aiutandoci col righello e la matita e poi tagliamo. Come abbiamo osservato ieri, abbiamo ottenuto una figura geometrica, un rettangolo che ha un lato di 21 centimetri, l'altro di 3, il lato parallelo lungo di 21 centimetri, il lato parallelo corto di 3 centimetri. Ieri, durante la lezione online, abbiamo calcolato il perimetro facendo 21 più 21 più 3 uguale 48. Ora invece divideremo il nostro rettangolo sul lato lungo di 21 in tre parti uguali. 21 diviso 3 uguale 7. Ogni pezzettino avrà una lunghezza di 7 centimetri. Andiamo ad usare il righello e calcoliamo i 7 centimetri. Mettendo un puntino, abbiamo ottenuto così una divisione di questo rettangolo sul lato lungo. Pieghiamo il pezzetto in basso verso l'alto, puntando proprio sui 7 centimetri. Abbiamo ottenuto un piccolo rettangolino che avrà un lato di e l'altro. E quanto sarà il perimetro? Me lo direte voi. Ora, pieghiamo ancora questo pezzettino fino ad arrivare al margine dei 7 centimetri. Ancora un'altra volta
e fissiamo questa piegatura con la graffetta. La graffetta deve dare peso. Se non avete la graffetta, si può usare la colla e magari fate un'altra piegatura, oppure si può usare un elastico per tenere tutto unito. Abbiamo ottenuto così che il rettangolino con la lunghezza dei lati di 7 cm e 3 cm è in alto. A questo punto cerchiamo di più o meno tenere un centimetro, misurare un centimetro dal lato di 7 centimetri. Quindi lo pieghiamo un pochettino, gli diamo questa linea e quel centimetro deve restare intero, mentre la parte superiore l'andiamo a piegare in due, quindi in modo non proprio precisissimo, più o meno la pieghiamo in due parti e tagliamo le due parti facendo attenzione di non andare al di sotto della linea di un centimetro. Ok? Poi si fa una aletta a destra e una aletta a sinistra e abbiamo ottenuto la nostra elica. Eccola qua.